Oggi parliamo di salute mentale e di come può essere affrontata in un modo innovativo perlomeno qui in Piemonte dall'aprile del 2010, cioè presso gli ambulatori del medico di famiglia. Allora, le modalità con cui la salute mentale viene gestita dopo la chiusura dei manicomi si stanno aumentando ovviamente e uno degli ultimi, delle ultime new entry è proprio questa. Allora, incominciamo a parlare con il dottor Mario Nerotti, che oltre ad essere il direttore qua della sezione media dell'Ordine dei Medici è anche medico di famiglia, e con il dottor Marco Petrizzelli, che è psicologo della ASL 1, che ha fatto anche un report, un'analisi insomma, dell'attività svolta dall'aprile 2010 al dicembre 2011, ecco, il titolo era proprio la salute mentale nelle cure primarie. Allora, prima domanda, cosa si intende esattamente per cure primarie, dottor Nerotti? Per cure primarie si dovrebbe intendere tutto quel sistema di sanità e assistenza che si dipana sul territorio e che dovrebbe, stando ai numeri ormai che sono stranoti, risolvere le problematiche di sanità di almeno il 85-90% dei bisogni di salute della popolazione, e dovrebbe svolgere in toto l'assistenza delle patologie croniche, dei disagi di salute fisica e mentale, di assistenza alle persone anziane, ai disabili, ai terminali, e questo necessariamente si deve svolgere sul territorio. Questa filosofia ha incarnato l'esperimento dei gruppi di cure primarie e delle case della salute, che era partito in Regione Piemonte nel 2009 addirittura, e si è poi esaurito con alterne vicende politiche a dicembre del 2011. E nell'ambito di questo lavoro è nata una idea e una necessità proprio sui problemi di salute mentale. La medicina generale, che ovviamente fa parte, anzi forse è la base insieme alla pediatria di libera scelta delle cure primarie, ha notato, ma l'abbiamo notato ormai da anni con l'esperienza professionale che abbiamo, che una grossa componente del disagio psichico, dei disturbi dell'umore, non giungono a un percorso diagnostico a volte, per carenza probabilmente di sensibilità e di preparazione anche della medicina generale, ma sicuramente terapeutico, perché non giungono a un appoggio psicologico, a una diagnosi, a una terapia psichiatrica, perché non usufruiscono delle strutture presenti. Questo potrebbe essere sembrare un errore in termini, ma in realtà i dipartimenti di salute mentale, pur funzionando bene ai limiti delle risorse che sono destinate a queste strutture, non riescono, per così dire, a drenare la patologia che, solo per intenderci, chiameremo minore, perché essendo una patologia che può essere gravemente evolutiva, può dare dei grossi problemi. In pratica noi non riuscivamo a portare alla consulenza psicologica pazienti che secondo noi erano e per cui era indispensabile una consulenza psicologica, perché non volevano andare al... Questo è un vecchio problema, questo qua dello stigma, perché io ero un ragazzino e quando uno era depresso, una signora era depressa, aveva l'esaurimento nervoso. Certo. Si andava dal neurologo, lo psichiatra era una figura delegata a curare i pazzi, quelli che facevano cose strane, insomma, ma non il disagio psichico, insomma. Certo. Ecco, invece come si articola la sua attività all'interno di questi gruppi di cure primarie? Che tra altre cose esistono, perché perlomeno sono esistiti, anche se oggi sulla stampa si dichiara che non sono mai partiti, ma
220.000 cittadini in Piemonte sono stati assistiti dai gruppi di cure primarie, diciamo, per due anni. C'è stata una partenza trionfale con sì, e poi una triste decadenza per motivi organizzativi. Una frenata progressiva sì, che, per scelte politiche con retromarge anche in estate. Ci sono tra l'altro dei dati molto interessanti rispetto a degli studi europei, giusto per collegarmi anche a quello che diceva il dottor Nerotti, lo studio ESEM del 2005 ci dice appunto che quasi una persona su cinque ha sofferto in Italia di almeno un disturbo mentale nel corso della vita. E questi come quindi fanno sono dati saperlo? Molto alti. Quindi sono studi longitudinali, insomma, sì, su tutti gli stati europei, e in particolare questo qui è sull'Italia. E ma i dati come li hanno raccolti? Attraverso quali fonti? Beh, hanno fatto una ricerca in collaborazione con l'Istituto Superiore della Sanità, intervistando quindi tutta una serie di tutta la parte di popolazione, una parte significativa, un campione significativo della popolazione. Sì. Arrivando quindi a concludere, insomma, dati così importanti e significativi, direi. Tra l'altro, appunto, qui confermando appunto quello che stava dicendo il dottor Nerotti, c'è un sottoutilizzo del sistema del servizio sanitario, e il medico di medicina generale risulta essere il professionista più consultato da queste persone, no? Quindi molti non arrivano, insomma, anche se dovrebbero, al servizio di salute mentale. L'attività nostra è strutturata in questo modo qui. Noi abbiamo dedicato circa 5-6 ore settimanali di attività psicologica presso l'ambulatorio del medico di base. Quando parla di attività psicologica intende cosa esattamente? Allora, i servizi erogati sono dagli psicologi sono diversificati e personalizzati sul paziente, quindi andiamo dalla consulenza psicologica in senso stretto, quindi uno o due colloqui, sì, quindi una consulenza, no? Il paziente arriva e dice che cos'ho, e il consulente gli dice: secondo me hai questo e potresti fare questo per risolverlo. Una consulenza di uno o due colloqui, fino invece a una psicoterapia breve di 10 colloqui, quindi interventi su focus problematici o aree tematiche di particolare interesse per il paziente. Quindi c'è un ventaglio che va generalmente da 1 a 10 colloqui. Qui dentro ci possiamo inserire 3-4 interventi, insomma, dalla consulenza alla psicoterapia breve. E il primo motore immobile, come direbbe Aristotele, è il medico di famiglia, immagino, che intercetta, diciamo, i pazienti, certo, attraverso le visite in ambulatorio, in casa, certo, cioè domiciliari. E cosa succede nel momento in cui lei intercetta un depresso, facciamo un caso dei più comuni? Succede un po' quello a cui accennavi prima, nel senso che più o meno la sensibilità, poi lì dipende dagli ambienti, dai gruppi, nel nostro gruppo di lavoro, anche grazie agli incontri che abbiamo avuto con loro, con gli psichiatri, eccetera, c'è una sensibilità crescente nei confronti dei disturbi dell'umore e via dicendo. Però una volta che comunque si è fatto questo riconoscimento, poi è il problema del rapporto col paziente, il rifiuto del disturbo, il rifiuto di una terapia diversa che non sia: dottore, mi dia un calmante. La volontà ancora adesso di, soprattutto da parte dei parenti, soprattutto se capita in soggetti anziani o comunque problematici, di sentire un neurologo. La cultura italiana, mediterranea, credo anche, della difficoltà di affidarsi a uno psichiatra, per quello che dicevi tu prima, che effettivamente è una situazione considerata la cura dei matti, e lo è ancora, quindi c'è tutto un lavoro di... C'è una parte del lavoro. Sì. Perché di malattia mentale manifesta, sì, sono, per fortuna, non sono molto ampi, no? Ma l'assetto antistigmatizzante... La paranoia, cioè, voglio dire, sono... Certo, sì, noi abbiamo visto soprattutto, cioè, la sintomatologia che portano i pazienti che abbiamo visitato è soprattutto di tipo depressivo, certo, di natura lieve o moderata. Possiamo dire, no? Con tutta una sintomatologia ansiosa anche collegata. Anche se è una brutta bestia la depressione, perché è difficile, incomincia in maniera, cioè non c'è nessuno che tenta subito il suicidio, voglio dire. Tutti cominciano ad avere, giustamente, sbalzi d'umore, però è una situazione che a volte evolve. Certo, quindi il cuore del problema era sicuramente il fatto di agganciare il paziente, e il setting per poterlo agganciare aveva la sua fondamentale importanza, perché una cosa è dire
ti faccio il foglio, o nei casi migliori alzo il telefono e telefono al collega psicologo o psichiatra, però devi andare al centro di salute mentale che si chiama così, e questo è già un blocco per una popolazione, per una fascia molto vasta. Una cosa è dire: guarda, abbiamo con noi un'equipe che lavora, puoi venire qui nei nostri studi, ti fisso un appuntamento, è amichevole il percorso burocratico, sì, poi è anche molto amichevole il percorso burocratico per ottenere il servizio e la consulenza, e di conseguenza abbiamo cominciato a lavorare in questo senso. Quindi sicuramente il medico generale continua anche fuori a gestire e a terapizzare le varie patologie, ma sinceramente, come sostengo per tantissime altre situazioni di ordine specialistico, il medico di famiglia deve essere in grado di gestire personalmente quello di cui può avere un'esperienza profonda, e deve essere in grado di avere le strade migliori per collaborare con gli specialisti per le cose dove non deve assumersi delle responsabilità che non gli competono e che potrebbero essere a volte anche dannose per il paziente. Certo. Lei come si trova in questa esperienza innovativa? Tra le altre cose, questa esperienza c'è solo a Torino o? No. Dunque, questa esperienza c'è solo a Torino e solo nel gruppo che coordino, e che è nata perché abbiamo incontrato un gruppo di psicologi, di psichiatri, anche l'università è coinvolta, curiosi di nuove esperienze, entusiasti e anche molto volenterosi, perché hanno anche sforato moltissime volte i limiti delle risorse che erano state messe a disposizione, un gruppo di medici che avevano voglia di sperimentare una cosa, ed è nata nel nostro gruppo, un gruppo che assiste quasi 7.000 persone, e per il momento è rimasta isolata in questa forma, isolata nel nostro gruppo. Quanti medici di famiglia ci sono? Noi siamo 6 medici di famiglia e, come dicevo, ci sono 7.000 è un bacino d'utenza di 7.000 cittadini. Sì. Pazienti, cittadini. Spero per te che non siano tutti pazienti. No, è una questione di età. Quando ho cominciato io erano pazienti, ma loro non erano così insoddisfatti di essere chiamati pazienti, insomma. Beh, direi che a questo punto non possiamo che sentire altre figure professionali che intervengono nel gruppo. Per adesso abbiamo iniziato e poi sentiamo come si evolve. Molto bene. Grazie.